le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Buon pomeriggio, buonasera a tutti i nostri amici e amiche podiste. Oggi una giornata in cui mi vedete orfano del mio capitano. Saluto Roberto Paoletti che manca, ho rispolverato la giacca da conduttore, anche perché sarà una puntata molto impegnativa. Abbiamo molti ospiti, molti argomenti, una gara molto importante da lanciare, che conoscete benissimo, la notturna di Guardia Grele, ma partiamo dal nostro, vorrei dire dal mio esperto, Riccardo Bucciarelli, psicoterapeuta, direi psicologo innanzitutto. Esatto, salve. Studio a Pescara, oggi parleremo di ultramaratona. Sì, e per parlare dell'ultramaratona dobbiamo un po' introdurre il concetto proprio della corsa in generale, rilevando anche il trend che ha avuto in questi ultimi anni, che ha avuto una crescita esponenziale. E difatti non avrai modo e tempo di rispondere alle, come dice il mio capitano, le tantissime domande che ti farò, che ti girerò da tutte quelle che mi arrivano via mail o direttamente dai podisti. Okay. A fianco a Riccardo abbiamo Marta D'Arcangelo. Buonasera. E cominciamo già ad entrare nel vivo della palestra Maia, immagino. Sì, in qualità di consulente, e la nostra palestra sta nel cuore proprio di Guardia Grele, in via Alcide Cervi, e vantiamo di uno staff che oltre ad essere molto numeroso è anche molto preparato. E alla fine vedremo una piccola chicca che Mirko De Santis insieme al suo staff ci ha regalato. Mirko, buonasera, buon pomeriggio, allora siamo pronti. Siamo prontissimi per sabato 13. Ne parleremo più avanti. Ne parleremo più avanti. Sei ben scortato perché sì. Al tuo fianco c'è anche Simone Serra, uno degli istruttori di Maia Fitness. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Podista? Ni. Ok, perfetto. La risposta giusta, temevo peggio. E a fianco a te invece un podista vero, con lo spirito giusto, una nuova società, Eric D'Ercole. Buonasera Eric. Buonasera a tutti, buonasera. Sì, siamo partiti con questa nuova società a Casalbordino. Sono ormai 4 mesi di attività e sperando che le cose vadano bene ci siamo riattivati dopo i trascorsi della Nidar Abruzzo che abbiamo avuto a Casalbordino. Ci stiamo rimettendo in azione sperando, ecco, che vada tutto bene. Tu dici sono già 4 mesi, come dire, sì. Sono tanti, in realtà non sono tanti, però se pensiamo alla Nidar Casalbordino, sì, Eric, tu conosci bene. Io la ricordo, sì, esatto. Conosci bene i trascorsi, conosci bene perché hai corso in quelle strade meravigliose che è la nostra città e quindi sai tutta la storia podistica che Casalbordino ha avuto. E quindi adesso noi ci stiamo riproponendo con la speranza che il discorso è lungo, ecco, piano piano. Comunque. Assolutamente, lo so bene. Tra l'altro mi farebbe piacere far vedere la novità della vostra società, sì. Che è il vostro logo. Facciamolo vedere se riusciamo anche a Abbiamo fatto una piccola, un nuovo logo con una bellissima grafica e abbiamo messo la torre di Casalbordino, che quello è il simbolo della torre civica che ci rappresenta tantissimo. Come potete vedere lo skyliner e la maiella dietro che si vede. E poi il podista, perché è rappresentativo, il podista doveva esserci. Fa piacere a me riproporlo, ma avevo capito che c'è tutto il vostro cuore, sì, in questo. Sì, sicuramente. Però ecco, io andrei direttamente alla parte tecnica della trasmissione. Ringrazio ovviamente Riccardo Bucciarelli per la sua disponibilità ad intervenire. Grazie a voi. Riccardo, il podismo è praticamente un fenomeno in espansione, è veramente. Non è una bomba da disinnescare, è ormai disinnescata. Perché questa propensione al podismo? E poi ti anticipo la domanda successiva, perché dal podismo all'ultramaratona? Ok,
Io per esempio, anche mentre ci stavamo preparando per entrare in trasmissione, che ero qui con gli altri ragazzi, ero veramente colpito dall'entusiasmo con cui si parlava del correre, quindi penso che una delle prime cose su cui si può riflettere è proprio l'entusiasmo che accende la corsa, la socialità e tutto quanto. E come accennavo prima, è un fenomeno assolutamente in crescita in questi ultimi anni. Infatti penso che qualsiasi persona abbia praticato a livello amatoriale o agonistico 10 anni fa questo bellissimo sport possa rendersi conto che ad oggi c'è una crescita davvero grande. Posso fare una domanda che forse è una provocazione? Quanto i social network hanno inficiato questo fenomeno? Credo comunque tanto, perché ad oggi c'è, come nella corsa, anche in tante altre cose, la voglia di socializzare, proprio per uscire da, diciamo, un trentennio in cui invece ci siamo richiusi un po' nel nostro piccolo cantuccio. Infatti mi piaceva molto un discorso che sentivo prima dagli altri ragazzi, di tentare di far alzare più gente possibile dal divano. Certo. Allora non solo voglia di socialità, di stare con gli altri, ma quando mi alzo dal divano magari ho anche voglia di condividerlo. Quindi in questo senso social network hanno sicuramente un tentativo che secondo me si sta già realizzando e al quale stiamo già assistendo. Non a caso, come dicevamo prima, non solo si vuole correre, ma sempre di più si vuole andare verso, diciamo, l'ultramaratona, addirittura verso l'estremo. Dal punto di vista psicologico, qual è la motivazione che può portare ad un simile fenomeno? Bisogna fare una piccola premessa rispetto a questo, ovvero che negli ultimi, come dicevo, 20-30 anni c'è stato uno sviluppo enorme di tutto quello che è stata la comunicazione, la scienza, la religione, la psicologia, ha fatto passi da giganti. Questo però ha nutrito tutta la nostra testa. Siamo diventati, io li immagino sempre come dei corpi un po' più piccoli, sedentari, seduti sopra un divano, come dicevamo prima, e poi questa testa gigante, che però ha portato tutta una serie di conseguenze, ha portato ad allontanarsi dalle proprie potenzialità, dalle proprie emozioni. Infatti in psicologia, quando si parla di corpo, è come usare un sinonimo di emotività. Quindi ci si è allontanati anche dal proprio modo di sentirsi più veri, più semplici. Infatti se vediamo, non solo nella corsa, ci sono tantissimi trend che vanno verso la riscoperta di se stessi. Basta vedere il mangiare più sano, il muoversi di più, lo stare con gli altri in un certo modo. E la corsa ha dato la possibilità a molte persone di riscoprire le parti più autentiche di sé. Siamo tutti d'accordo sul benessere, sul muoversi, perché ci piace muoverci, ci piace divertirci, però abbiamo tutti un'attenzione alla performance. Sì. Allora la mia domanda è questa, che poi è quella che in realtà mi fanno o mi vogliono fare: ma quanto l'intervento dello psicologo dello sport può contribuire a migliorare poi in effetti la performance? Beh, sulla carta tantissimo, nel senso che ci sono tantissimi studi sia sulla motivazione, sia sulla performance, sia sull'estasi agonistica, che magari approfondiremo anche dopo in un secondo momento. E questo perché lo psicologo, essendo una figura genitoriale, quindi capace di prendere molte volte per mano e accompagnare la persona verso il raggiungimento dei propri obiettivi come un coach, infatti molte volte si tratta anche semplicemente di coaching sportivo, permette alle persone di raggiungere determinati tipi di livelli e di performance, ed è questo va a rimarcare anche il trend di andare verso l'ultramaratona, cioè toccare i propri limiti e superarli. Hai detto una parola chiave che io credo vedo tutti gli istruttori e i coach della palestra fitness annuire. Attivati. E allora volevo capire da Simone Serra quanto è importante l'attività che tu svolgi come istruttore in palestra, perché oggi non andiamo semplicemente in palestra per alzare dei pesi, andiamo in palestra per fare qualcosa di sensato, e lì sicuramente l'istruttore è fondamentale. Sì, diciamo che la palestra è uno sfogo per la mente all'inizio, e poi man mano che uno inizia a trovare dei benefici si lascia prendere da tutto ciò che è il mondo. Poi, in tutto questo ovviamente la consulenza di una brava consulente può avere all'origine la sua importanza. Sì, ecco, diciamo che quando arriva un cliente nuovo io più o meno dovrei inquadrare proprio la prospettiva e l'obiettivo della persona appunto in questione, e a quel punto appunto lo indirizzo verso un corso piuttosto che un altro, e poi è tutta una serie di valutazioni. Mirko, uno staff diciamo altamente competente, sì, sicuramente. Devo dire, però di giovani, questa è una cosa molto importante. Sì, Maya Fitness è un centro grande,
che si avvale di tanti istruttori giovani, soprattutto qualificati, che promuovono lo sport, e qui mi associo a quello che ha detto prima il dottore, che promuovono lo sport a 360 gradi, ma soprattutto sport visto come benessere, perché noi nella manifestazione che stiamo organizzando, non essendo una società podistica la Maya Fitness, comunque invogliamo, incentiviamo i ragazzi a partecipare come attività ludica, non agonistica, semplicemente con lo scopo di sensibilizzare all'attività fisica. Da cosa è nata l'idea di organizzare un evento podistico, che poi è nato sotto una buona stella perché è partito subito bene e adesso sì, si fa fatica a contenere il numero di adesioni? Sinceramente è nata un po' per gioco, nel senso che noi ci occupiamo un po' di organizzare eventi di vario genere, però sul podismo non avevamo alcuna esperienza. Un giorno, parlandone, abbiamo pensato di riunirci e di riorganizzare poi un evento podistico che in realtà a Guardia Relle è stato fatto, ci si è provato più volte con un percorso diverso. E insieme allo staff abbiamo detto: perché non riprovare questa cosa? E niente, è nato un po' così per gioco e alla fine è stato veramente un grande successo. Posso fare una battuta campanilistica? Sì, sì. In questo la WISP credo vi abbia dato un bel appoggio. Sicuramente. A livello proprio pratico, credo. Senza la WISP era impossibile organizzare una manifestazione del genere, sicuramente. Soprattutto tutto lo staff. E per una manifestazione che e giunge alla quarta edizione. Ovviamente siete tutti invitati sabato sera 13, sabato pomeriggio, perché si apriranno le danze come specificheremo con i bambini, sì, poi si andrà avanti per tutta la sera. Quarta edizione, nasce un'edizione importante proprio come evento del Mandamento Tour, Eric. Infatti, Mandamento Tour di quest'anno siamo giunti alla 7ª edizione, diciamo che è un allenamento collettivo che noi l'abbiamo sempre proposto come un incontro di amici podisti, sai che la 7ª edizione, che però in realtà è l'anno zero, possiamo sì, dire. Sì, perché quest'anno con la nuova società in pratica sarà organizzata, l'organizzazione sarà proprio fatta dalla nostra società, e quindi cercheremo di migliorarci ancora di più. E siamo contentissimi perché questo evento, non essendo agonistico, ha riscosso un successo in questi anni enorme. E noi portiamo quasi 120 podisti ogni volta e quindi è una manifestazione che ci rende molto fieri. Che siete contentissimi lo evinciamo anche da queste foto in cui lo spirito, caro infatti, dottore, è quello di cui stavi respirando prima. Quindi siamo giunti quasi a 120 iscritti. Sì, sì, quasi 120 iscritti. E la manifestazione è una, ecco, è un giro podistico di 22,5 km. Prende Casalbordino, Pollutri e si arriva fino al Bivio di Cerni con il ritorno alla Basilica Madonna dei Miracoli. Noi in pratica usiamo la location della Basilica perché è una, ci rappresenta tantissimo e noi la vogliamo valorizzare perché a noi piace tanto. E quindi allora con questa manifestazione cerchiamo il più possibile di valorizzarla. E quest'anno anche con la nuova società cercheremo di portare ancora altra gente e vedremo un po' come andrà. Eric, abbiamo visto persone camminare, persone correre. Sì. Finora, se non mi sbaglio, il format è quello di andare su tutti assieme. Infatti sì. Il discorso è che Finora. Però tu sai bene, ci conosci molto bene, sai che poi c'è sempre un po' quel pizzico di agonismo che viene fuori. Che io condivido a sempre. A me piace. Il percorso è impegnativo perché sono i primi 9 chilometri in salita, però diciamo che la maggior parte arrivano quasi tutti in gruppo, quindi alla fine si sfilaccia un po' il gruppo. Ma quest'anno è una manifestazione, diciamo, vera e propria, omologata dalla WISP. È prevista una premiazione, suddividete in categorie? No, come avete pensato? La premiazione noi non la faremo perché in pratica essendo non agonistica non abbiamo premiazioni. Quindi lo spirito è quello. È quello, però ogni anno offriamo un ristoro che abbiamo sempre valorizzato sempre di più e quindi cercheremo sempre di accogliere gli atleti con la massima accoglienza. Ecco. Benissimo, dottore, abbiamo visto l'entusiasmo, tu prima hai parlato di estasi agonistica, io vorrei parlare addirittura della tensione pre-gara prima di arrivare all'estasi agonistica. Allora la domanda che tanti mi fanno,
Ma come posso riuscire a dormire la notte prima della gara? Ok. Di solito la tensione pre-gara dipende dal fatto di quanto si immagina il risultato che deve arrivare. E per esempio anche a me alcuni hanno chiesto rispetto proprio alla psicologia dello sport, rispetto alla possibilità di come lo psicologo possa aiutare la performance o ottimizzarla. Esistono svariate categorie, però una magari la possiamo lanciare anche proprio per dare un riferimento pratico. Certo. E per esempio la psicologia divide le persone per esempio in due categorie molto ben distinte, che sono gli estroversi e gli introversi, di cui non farete sicuramente fatica a riscontrarvi nell'una o nell'altra categoria. E per esempio gli introversi sono quelli che tendono a sovrastimare la propria performance, quindi anche la propria capacità, e per esempio nella psicologia dello sport sono quelli che hanno più difficoltà proprio a livello fisico, che possono andare più incontro per esempio ad infortuni e altro, mentre gli introversi sono persone che tendono invece a sottostimare la propria performance. Quindi, ad esempio, lavorare con questo tipo di persone a livello psicologico e emotivo comprende il fatto con gli estroversi di farli rendere più conto delle proprie reali capacità e in questo senso ottimizzare, mentre per gli introversi far sì che prendano contatto con le loro reali potenzialità, che sono maggiori di quelli che immaginano. Torno a mettere il dito nella piaga. L'intervento dello psicologo dello sport può aiutarci veramente a dominare le ansie e a farci riposare, quindi prima assolutamente, delle gare? Assolutamente sì, perché l'ansia pre-gara, come dicevo prima, è qualcosa che ha a che fare con la mentalizzazione, che è un po' il discorso che facevamo anche all'inizio, quindi sul fatto di farsi prendere dalle aspettative che possono essere o rispetto all'esterno o rispetto all'interno. Per esempio un piccolo trucchetto, anzi due piccoli trucchetti che possono essere dati per chi si cimenta, soprattutto a livello agonistico, nel pre-gara il giorno prima è svagarsi fa sì, e non pensare assolutamente alla gara. Questo molte persone che lo fanno a livello agonistico potrebbero riscontrare questa parte qui. È più facile a dirsi che a farsi. Però io invito tutte le persone a provare, cioè non credere ma a provare, perché come per quando si va a fare gli esami, ormai la preparazione è stata fatta, ormai quello che si poteva fare è stato fatto, il giorno prima rilassarsi serve a svuotare la mente, significa anche entrare in contatto con la propria emotività ed è quello che serve. Altro trucchetto è, se volete, scrivere le vostre ansie su un piccolo diario la sera, questo vi farà sicuramente riposare meglio. Che differenza c'è fra quell'entusiasmo che vediamo nelle foto, che nei social network letteralmente trabocca, e una vera e propria estasi agonistica? Sono due cose completamente diverse, perché l'entusiasmo, come anche sui social network, come ho detto, è gioia di stare assieme, gioia di condividere, a volte soprattutto sui social network gioia di mostrarsi, che può avere sia connotazioni positive o negative. L'estasi agonistica invece è una condizione emotiva psicologica completamente diversa, che porta all'ottimizzazione della performance, ovvero il fatto di fare sempre centro, e questo avviene quando la parte mentale è stata completamente azzerata, non ci sono aspettative, non ci sono pensieri, la persona, l'atleta riesce a vivere l'esperienza esclusivamente nel momento presente, quindi completamente a contatto con quello che sta succedendo. Mirko De Santis, pur non dovendo correre, secondo me ha già una tensione preagonistica. Sicuramente. Mirko, come ci troviamo con i preparativi? Con i preparativi siamo messi bene, mi dispiace che tu non ci sarai. Lo so, purtroppo altri impegni mi portano lontano anche questo fine settimana. No, siamo pronti, siamo carichi, il paese è pronto. Ho parlato con Gianluca Lufrano, il quale fa fatica a tenere testa alle tantissime iscrizioni. Sì, speriamo di crescere ancora di più quest'anno. Il paese freme dalla voglia di gareggiare la sera già. Io credo che uno dei punti di forza della notturna di Guardia Grele sia proprio questa partecipazione. Sì, ed è grazie a voi che vive il paese. È vero, è vero. Il paese veramente lo vive attivamente. E lo si vede dal fatto che da un po' di tempo a questa parte ci si allena la sera, si corre, esatto, ci si prepara, ma soprattutto i propri cittadini partecipano attivamente durante la manifestazione. Tante persone ad incitare gli atleti guardiesi e non. Nozioni tecniche, Mirko?
Bambini iniziano alle ore? I bambini iniziano alle ore 16, verranno suddivise in categorie in base all'età. Abbiamo la categoria 0-9 anni, 10-11 anni, 12-13 anni e 14-15 anni, ovviamente maschili e femminili. Poi quindi la grande... ci sarà tempo di gustarci la gara dei bambini, eventualmente la loro premiazione e poi prepararsi, per la partenza della competitiva adulti di 8 km e della non competitiva di 2,8 km, che appunto partiranno alle ore 19. La competitiva prevederà 3 giri all'interno del circuito. Avete cambiato qualcosa nel circuito oppure abbiamo sempre qualche strappo in salita? Io la chiamo la salita, il muretto di Guardia Grele, nel senso che simile al muro di Guardia Grele che ormai ha reso famoso questo bel paese. E niente, quella è la più dura. Penso che ripeterla per 3 volte, la ricordo molto bene. Per 3 volte e lì ci sarà sicuramente selezione. Scadenza delle iscrizioni? Venerdì sera alle ore 20 circa. Ma se io mi volessi iscrivere sabato mattina sicuramente perché succede qualcosa? No, sicuramente anche sabato pomeriggio prima della partenza, fin quando riusciamo a prendere appunto iscrizioni, perché sicuramente la piazza sarà gremita di gente. Vediamo un po', cercheremo sicuramente di accontentare tutti gli atleti che vorranno partecipare. Come Alessandro Maselli, il nostro addetto stampa, ha specificato proprio in questi momenti sui nostri social network, sembrava una data impegnativa, invece ci sono stati degli spostamenti, è stata annullata la corsa di Don Orione, motivo per cui l'unica gara WISP del weekend è proprio Guardia Grele, siete dei predestinati. Quindi speriamo veramente che tutti gli atleti verranno a Guardia Grele, vi accoglieremo sicuramente nel miglior modo possibile. Usciamo fuori da un weekend ancora ricco di partecipazione, c'è stata domenica pomeriggio la corsa su e giù per Giulianova. Ancora una volta nel calendario WISP una gara che supera e quindi fa il record di partecipazione. Ringraziamo il professor Chiodi che è venuto l'altra volta. Facciamo tantissimi complimenti a Francesco Raia, un giovane del territorio che continua a migliorarsi, ha vinto con un ampio margine di vantaggio. Al femminile vince, confermando il pronostico, Marcella Mancini. Ovviamente il passo successivo sarà Guardia Grele e poi continueremo con il nostro calendario. Eric, da 7 anni Mandamento Tour continua a crescere, quest'anno diventa una manifestazione, chissà che magari l'anno prossimo abbia un format che possa entrare nel nostro circuito Corri l'Abruzzo. Ma sicuramente... Provocazione! Sicuramente ci stiamo lavorando, anzi anche rendere la gara, adesso dobbiamo valutare un po' perché c'è il percorso impegnativo, quindi adesso farlo come allenamento ci porta bene. È dura. Ci sono 9 km di salita, però mai dire mai, è possibile. La possibilità di inserire gare bambini ci potrebbe essere, che quello è un parametro importante. Sì, quello sì, perché abbiamo una bellissima piazza della Basilica, quindi fare dei piccoli percorsi per i bambini è l'ideale, perché la piazza è grande, abbiamo una bella location, quindi la possiamo sfruttare come vogliamo. Percorso bellissimo, sì. Location fantastica. Percorso bellissimo, l'unica cosa, ecco, noi lo facciamo solitamente fine anno, sempre nel mese di dicembre, e stiamo lì con il tempo, ecco. Per concludere, grandi risorse umane, perché a partire dal vicepresidente avete un lotto di giovani, sì, tra sì, l'altro. Sì, infatti abbiamo anche Umberto D'Agostino che sta con noi, tu sai bene, lo conosci. Come bene, no? Ottimo atleta. Abbiamo i reduci della Nidar Abruzzo. Salutiamo il vicepresidente. Ma Claudio Marciano, che mi ha accompagnato oggi, sta qui con me. E Zinni Luigi, un altro reduce della Nidar Abruzzo. E poi ci sono tanti ragazzi giovani che onestamente ci stanno dando tanta soddisfazione. E tra l'altro voglio salutare tutti i ragazzi e tutte le signore che stanno partecipando a questa nuova camminata che stiamo organizzando sia il martedì che il giovedì a Casal Bordino per le vie cittadine del gruppo Passo dopo Passo, che sta funzionando tantissimo. Io vedo pubblicato su Facebook, tu l'hai visto, infatti, delle foto che sono incredibili, all'altezza quasi del Mandamento Tour. Ah, no, ecco, però sta funzionando bene. E noi, con la speranza che un camminatore un domani ti possa diventare un atleta, non si sa mai. Cioè, intanto li imbocchiamo lungo quella strada lì, poi vedremo. Dottore,
Come vediamo, l'entusiasmo non manca e abbiamo parlato di cose importanti come l'estasi agonistica, ma se noi volessimo parlare di una seduta di coaching in due parole e fosse possibile riassumerla, in che cosa consiste? Consisterebbe innanzitutto nel far prendere contatto alla persona con le proprie paure, le proprie difficoltà, perché di solito le paure emergono nell'ansia pre-gara e l'ansia proprio per definizione è emotività non riconosciuta, infatti l'ansia va a riempire sempre lo spazio tra l'adesso e il momento della gara. Quando poi si inizia a correre, per esempio, l'ansia sparisce, quindi è uno stress proprio a vuoto. Quindi in seduta, più la persona prende contatto con i propri pensieri, così immagina, quindi le proprie ansie, che risultato vorrebbe ottenere, più questa cosa defluisce e teoricamente sta meglio. Mi hai detto una frase bellissima prima: più si riesce a vedere il risultato raggiunto, sì, meno si dà peso, sì, ai problemi che comunque si troveranno arrivandoci e più possibilità ci sono per raggiungerlo. Sì, questo qui è proprio la filosofia del motivatore, del coach, nel senso che l'obiettivo è centrare il risultato. Per centrare il risultato io devo vedere già quello, lo devo vedere già realizzato nella mia mente e devo tendere ad arrivare esattamente lì. Fare questo fa sì che poi gli ostacoli incontrati vengano abbattuti come birilli. Se invece l'attenzione si focalizza sui vari risultati step by step, diventa più difficile. In realtà la gara è soprattutto, prima che con l'esterno, con se stessi. Benissimo, allora mentre saluto il dottore e lo ringrazio perché è stata una puntata veramente interessante, saluto ovviamente Marta e saluto Simone, a Mirko spetta l'ultimo richiamo, anche se la chicca sta per arrivare. No, io volevo soltanto fare un po' di ringraziamenti. Vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, assolutamente, e tutto lo staff della palestra Maya Fitness, ma soprattutto tutti gli atleti del centro e tutti gli atleti che si iscriveranno alla gara, ma in particolare gli atleti del centro Maya Fitness, per l'aiuto che volontariamente offriranno il giorno della gara. Quindi veramente un grazie di cuore a tutti. Appuntamento sabato pomeriggio 13 maggio, invece appuntamento per il mandamento tour, Eric? 10 dicembre 2017, perfetto. Vi aspettiamo numerosi. Abbiamo tutto il tempo di prepararci, sì, al mandamento, abbiamo pochissimo tempo per rassettare. Mirko? Quello che vedremo ora sarà lo spirito della manifestazione che stiamo organizzando. Ed è proprio con questo spirito che in persona, proprio lo spirito WISP, voglio salutare tutti i nostri telespettatori, le telespettatrici di ogni età, di ogni tipologia, eccetera. Voglio ringraziare tantissimo Gianni D'Areo alla regia, Claudio Di Giacomo alle telecamere. Un saluto al nostro presidente che oggi non è con noi nemmeno dietro le quinte. Ci vediamo mercoledì prossimo, non mancate. Vi aspettiamo sabato 13 maggio a Guardia Grele per partecipare alla quarta notturna Città di Guardia Grele. Memorial Rolando Scioli. Vi aspettiamo! Le nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà.